Ben ritrovati, passiamo al TG di Web TV Puglia di oggi, sabato 16 aprile 2022. InfoPoint, pubblicato l'avviso per il 2022, potenziati i servizi degli InfoPoint, continuiamo insieme ai comuni a tenere alta la reputazione dell'accoglienza pugliese. Dichiarazione dell'assessore al turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane. È stato pubblicato giovedì 14 aprile sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, BURP, l'avviso rivolto alle amministrazioni comunali pugliesi per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli InfoPoint turistici aderenti alla rete regionale per l'annualità 2022. I comuni potranno candidare progetti per il periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre 2022. Le proposte potranno essere inviate a partire da oggi 15 aprile fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2022, esclusivamente all'indirizzo PEC avviso infopoint@pec.rupar.puglia.it. Con questo avviso, dichiara l'assessore Gianfranco Lopane, intendiamo qualificare la rete dell'accoglienza regionale potenziando l'immagine unitaria del brand Puglia. Gli InfoPoint sono infatti pilastro della strategia regionale Puglia 365, nonché riferimento per i turisti che cercano supporto durante i loro soggiorni nella nostra regione. Questa iniziativa avrà ricadute positive in primis sulla soddisfazione dei turisti, quindi sulla crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all'estero e sul miglioramento della nostra offerta. Ci servirà inoltre da un lato per incentivare i flussi di prossimità, dall'altro per destagionalizzare con riflessi importanti sull'economia locale e in un quadro di sviluppo turistico sostenibile. Adesso, conclude Lopane, l'onore e l'onere del miglioramento dei servizi erogati dagli InfoPoint passa ai comuni. Continuiamo insieme a tenere alta la reputazione dell'accoglienza pugliese. Ciascuna proposta progettuale a pena di inammissibilità deve prevedere che i servizi di formazione ed accoglienza turistica dell'InfoPoint siano erogati gratuitamente e che le relative attività prevedano il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, l'erogazione tramite gruppo di lavoro di servizi di animazione on-site e valorizzazione del territorio, un piano di comunicazione online offline, l'adozione dell'immagine coordinata, le attività di gestione o monitoraggio on-desk delle informazioni. La selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura sportello, per cui si procederà ad istituire e finanziare le proposte progettuali secondo l'ordine cronologico d'arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. La Pasquetta Brindisina, una valida alternativa per trascorrere all'aperto le festività di Pasqua e Pasquetta 2022, restare a contatto con la natura senza doversi allontanare dal capoluogo e contare su un'ampia area attrezzata per l'occasione nel pieno rispetto dei luoghi all'interno di uno dei polmoni verdi della città, il Parco del Cillarese. Tutto questo in un unico evento, la Pasquetta Brindisina. Appuntamento in programma nelle due giorni pasquali del 17 e 18 aprile, così come previsto dall'idea di fondo del maestro Carmine Iaia, che ne firma l'organizzazione. Il grande evento, patrocinato dal comune di Brindisi, e vede come testimonial l'arbitro internazionale di calcio Marco Di Bello, è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il piazzale del Parco del Cillarese, che sarà appunto la sede, la presenza del responsabile settore food Marcello Palmisano, del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, dell'assessore allo sport Oreste Pinto e del responsabile settore food Marcello Palmisano. Arriva la bella stagione, arriva Pasqua e Pasquetta, e Pasquetta in particolare il giorno della gita fuori porta, e abbiamo voluto organizzare questa, io ringrazio ovviamente la Boxiaia per questa organizzazione, proprio perché è la possibilità di passare tranquillamente all'aperto una giornata con tutta la famiglia, perché ci saranno attrazioni per i bambini, iniziative sportive, insomma tutto quello che può animare una giornata, quale quella di Pasquetta, la giornata classica in particolare, e consentire a tutti di passare una giornata in allegria, in tranquillità. Speriamo che il tempo ovviamente ci accompagni, sembra che si stia mettendo al meglio, ed è l'invito veramente a tutti i brindisini di vivere all'aperto, in tranquillità, in serenità e anche con gioia una giornata, due giornate molto belle. Grazie a tutti. Allora, intanto voglio sottolineare questa cosa che è bella, che hai detto bella, cioè quella, la sinergia che si è creata tra le associazioni e l'amministrazione comunale, perché dopo tanti anni abbiamo cercato di arrivare, dopo tanti anni, ti parlo delle scorse amministrazioni,
Quindi oggi c'è tutto l'appoggio dell'amministrazione per poter organizzare degli eventi e non sentir più parlare, perché da Brindisino Verace a me mi duole un po', no? Sentir parlare, sentir dire Nadi Pasquetta, andiamo, Nadi Pasquetta, senza nulla togliere alle altre città, ma abbiamo una città dove io la reputo la città più bella del mondo. E quindi è iniziata come una Pasquetta sportiva. Poi ci abbiamo messo il PUD, poi ci abbiamo messo gli artisti strada e poi i gonfiabili e poi le 10 animatrici per i bambini. Quindi abbiamo cercato di completare tutto con la macchina organizzativa tra... Non è stato facile, però tra me, l'assessore allo sport, e Marcello Palmisano, che si occuperà dell'area food, alla fine credo che abbiamo... Spero che abbiamo raggiunto l'obiettivo di per far divertire la cittadinanza. Poi lunedì vedremo. Ecco, questo modello di collaborazione fra società sportive e amministrazione comunale è una cosa virtuosa che si potrà anche riproporre in futuro per ulteriori iniziative. Sì, si ripropone nel futuro, però è figlia anche dei 2 anni di lockdown. In questi 2 anni in cui il mondo si è fermato, anche Brindisi si è fermato, lo sport si è fermato. Però noi non ci siamo fermati, abbiamo cominciato a progettare, a pensare di come potevamo uscire e da cosa fare nel momento in cui uscivamo, perché dovevamo uscire e stiamo uscendo. Quindi sono 2 anni non passati invano, 2 anni che ci hanno permesso comunque di valutare meglio alcune cose, no? L'importanza dello star bene, l'importanza dello star bene insieme, l'importanza del wellness, quindi fare attività sportiva, anche di scoprire i valori, no? I valori familiari, i valori della comunità. Questo ci ha insegnato il lockdown, ma questo oggi ce lo ritroviamo in questi eventi, perché lo sport non è altro che star bene insieme, fare attenzione al proprio fisico, fare attenzione alla propria mente, stare nell'ambiente, quindi sostenibilità, lo facciamo nei parchi non a caso, e significa anche dare la possibilità alle associazioni che sono state ferme per tanto tempo di potersi esprimere, però si esprimono in un modo completamente differente. Brindisi, come ben sapete, è una città che punta moltissimo sullo sport, lo punta come elementi di attrattività. Ci sono quelli che fanno marketing territoriale, no? Quindi grandi eventi, ne abbiamo la Brindisi Golf, il Mondiale in Motonautica, il Nastro Rosa, tantissimi eventi che spingono Brindisi all'attenzione nazionale. Però a fianco a questo lo sport oggi ci serve anche perché parte dal basso. Perché oltre ai grandi eventi che fanno marketing territoriale esiste un substrato di sportivi che essi stessi, facendo la loro attività, diventano attrattivi per il territorio. Perché oggi cosa sta facendo l'associazione messa insieme da Iaia? Stiamo venendo nel parco e stiamo facendo attrattività sia per i brindisini sia per chi si ferma e fa turismo. Ma questo è un modello che oggi ce l'abbiamo per Pasqua e Pasquetta, ma domani ce l'avremo anche per i turisti, perché Brindisi diventerà una città in cui si viene per fare sport, si viene con le famiglie, si viene con i bambini. Allora un bambino verrà con la sua famiglia perché avrà la possibilità di fare canoa, canottaggio, di fare lezioni di vela. Allora noi vogliamo che Brindisi sia questa, e l'offerta turistica, oltre che dai grandi eventi che servono esclusivamente per attrarre la città, nella città nuovi villeggianti, nuovi turisti, anche brindisini stessi, gli sportivi stessi saranno fautori di questa nuova organizzazione. Questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, arrivederci a martedì.